Una targa portata dal corteo storico del Camerlengo di Civitas Teatina, cura dell'associazione Teate Nostra, come riconoscimento di negozio storico alla nuova libreria Bosio, riconoscimento voluto dall'amministrazione comunale, intitolata a Monsignor Bosio, già arcivescovo di Chieti, dopo anni di gestione da parte della curia, oggi un'attività a gestione familiare affidata ai coniugi Fabiana Fusella e Antonio Di Giosa. Fatta il corteo è giunto con la targa fino alla nuova libreria, dove il sindaco di Chieti Diego Ferrara l'ha consegnata nelle mani dell'arcivescovo Bruno Forte. Come neo camerlengo del XV secolo, l'età ci sta quasi, quindi non ci faccio brutta figura. Ovviamente regalo la targa alla libreria Bosio per il 70° anno anniversario e una impronta non solo storica ma culturale per la città, quindi è con viva gioia e con orgoglio che facciamo questo dono alla libreria stessa. È la nostra prima targa da quando con la consigliera Di Roberto abbiamo istituito il riconoscimento tramite un nuovo regolamento, hanno spiegato il sindaco Ferrara e gli assessori Paolo De Cesare e Manuel Pantalone. Ci fa piacere che questo inizio riguardi un'attività rinata, un luogo dove si trovano libri, paramenti e oggetti religiosi, ma dove abbiamo visto fiorire anche altro, eventi, iniziative culturali che danno lustro anche alla memoria cittadina. La benedizione di Monsignor Forte. Signore, scenda la tua benedizione su tutti quelli che sono oggi presenti, in modo particolare Fabiana e Antonio con la loro bambina, che sono stati promotori di questo nuovo inizio per la libreria, secondo i significati che abbiamo cercato di evocare. Un momento di gioia per Fabiana Fusella. Per noi è un vero orgoglio, noi salutiamo e ringraziamo tanto padre Bruno, che è stato il primo che ha creduto in noi e che ci dà sempre tanta forza per andare avanti.